Buongiorno, ben trovati, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che eh, come ogni eh, lunedì eh, vedrà... Nella seconda parte un'ampia pagina sportiva. Oggi si ricorda uh, Santisidoro. Noi iniziamo come sempre, come di consueto, con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Vediamo le prime quattro edizioni del e centro e la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Partiamo proprio dal Messaggero, ecco qui la prima pagina con eh, vedete in alto il titolo che riguarda il Giro d'Italia che ieri è arrivato nella nostra regione con l'epica scalata del bloccaus nel versante pescarese quintana in rosa vedete il titolo sulla vetta del bloccaus vince il colombiano che stacca il suo rivale Nibali e Quintana nuova maglia rosa del Giro, tanti colpi di scena, tra l'altro con un incidente che ha coinvolto alcuni corridori che sono andati ad urtare una moto di scorta durante proprio la scalata del Giro e poi la politica invece a centro pagina, la politica amministrativa perché si parla di prossime elezioni all'Aquila, l'Aquila scontro Renzi e Biondi Comune al voto, l'ex premier abbiamo avviato i cantieri pronto al dibattito pubblico. Dice Renzi, il candidato del centrodestra Biondi risponde il suo governo ha stanziato la metà dei soldi di Berlusconi. E poi di spalla vedete un articolo importante che riguarda la ricerca perché una scienziata vastese scopre una proteina antifibrosi. E poi ancora la cronaca montesilvano si rovescia la pentola dell'acqua bollente bimba ustionata, bimba di due anni ustionata a Montesilvano è accaduto ieri la piccola ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale civile di Pescara in alto eh, altri eh, titoli eh, di argomenti che poi ehm, troveremo all'interno del giornale sul Mona caso lavoratori quarto giorno di occupazione in municipio e poi Villetta Barrea imprenditore precipita con la moto in gravissime condizioni e poi il Rebus Acqua, Gran Sasso falso allarme adesso Volano gli stracci, titola Il Messaggero. Andiamo avanti con la pagina. La prima pagina del centro edizione di Pescara, Furti e Rapine in città cresce la paura. Il titolare della eh, tabaccheria assaltata a Pescara due giorni fa. Se avessi avuto la pistola dice avrei sparato. Poi vedete anche sul centro, ovviamente, eh, con corredo di foto eh, si parla del giro. Quintana sul trono della maiella ehm, l'Abruzzo in corona, il re del blocco. Se lo vedete in maglia rosa con eh, i pollici in alto. Nairo Quintana vincitore ieri della tappa del block house e nuova maglia rosa del giro dopo questa nona tappa della centesima edizione della corsa rosa e poi vediamo le cronache da Pescara crolla cornicione in centro in via Tasso evacuato palazzo di eh, sei piani e poi il papà di Noemi oggi in regione per i fondi negati. E poi ancora Pescara, la cronaca travolto in bici, anziano in gravi condizioni. Accaduto ieri a Pescara in Viale Pindaro. E poi in basso lo sport. Il Pescara chiede scusa alla città. Parliamo del Pescara Calcio a Bologna. Un altro KO biancazzurri sconfitti per 3-1. Al termine i calciatori eh, ai tifosi dicono è colpa nostra, non ci possiamo nascondere. A tal proposito vi dico che più tardi vedremo proprio eh, una eh, intervista, confessione di scuse di Alessandro Bruno, proprio rilasciata ieri ai nostri microfoni al termine della gara eh, giocata dai biancazzurri allo stadio Renato Dallara di Bologna. E poi il calcio di Serie A per restare in tema Roma Super, la festa della Juva slitta. Ancora, andiamo alla prima pagina del centro, edizione di Teramo, Acqua, sotto accusa i laboratori, Gran Sasso, il forum dell'acqua dice, all'interno ci sono 2.500 tonnellate di sostanze inquinanti. E poi un evento da record, la Fiera dell'Agricoltura a Teramo in Cassa, 50.000 presenze, davvero un numero rilevante per l'edizione della Fiera dell'Agricoltura di Teramo. E poi l'Interamina chiede sostegno all'Europa, si pensa alla prossima edizione e gli organizzatori si rivolgono eh, proprio all'Europa. In basso il basket perché quella di ieri eh, è stata una giornata eh, storica per il Roseto eh, che a Bologna dove giocava nel primo pomeriggio anche il Pescara, Roseto ha violato il eh, parquet della Virtus Bologna nella gara 1 dei quarti di finale, dei playoff di serie a 2. Andiamo a vedere la prima pagina del centro edizione dell'Aquila, la telefonata del sindaco Miturbò, inchiesta cialente a verbale le presunte pressioni per far lavorare Iannini, Benedetti dice fatti irrilevanti e poi sempre all'Aquila, crollo in centro storico, paghino i superstiti, udienza a giugno per eh, quanto riguarda ovviamente eh, questa eh, vicenda e poi ad Avezzano un orologio per vincere L'appalto, un'altra notizia che poi approfondiremo nelle pagine interne del giornale. In basso si parla di sport in salsa aquilana perché quella di ieri è stata una giornata felice per il calcio rosso-blu e per i nero-verdi del rugby aquilano. Doppia finale, l'Aquila Calcio batte il Monterosi e si giocherà la finale dei playoff del girone G con il Rieti, i nero-verdi del rugby arrivano in finale e... Se la vedranno contro i Medicei di Firenze. E siamo alla prima pagina del centro edizione di Chieti. Caputi ai rivali, uniamo le forze. Si parla delle elezioni all'Università di Chieti-Pescara per il nuovo rettore. Appello del candidato ad altri quattro sfidanti, ma non a Stupia. E poi lutto a Gissi, emigrante di 40 anni, annega nel fiume. Tamigi, ieri eh, ci sono stati i funerali di questo nostro eh, connazionale morto eh, in questa tragedia accaduta proprio eh, nel fiume eh, Tamigi a Londra. A Lanciano, al Via, quattro grandi opere per un milione di euro, lo dice l'assessore Pino Valente. In basso, treni rumorosi, chiesti danni, da il Kodakons avvia un'azione pilota citando le ferrovie. Dello Stato. Abbiamo visto dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in edicola. Possiamo andare a dare uno sguardo anche alle pagine interne del centro e poi del Messaggero per vedere qualche argomento di politica nazionale ed internazionale e anche di cronaca nazionale ed internazionale. Partiamo dal centro, pagina 2. Si parla di nozze e comunioni. Quando spendere è bello, le famiglie sono disposte anche ad indebitarsi per ottenere il meglio proprio per le celebrazioni di matrimoni e comunioni. Ma l'Abruzzo risparmia, se la festa è di sera le spese si dimezzano. E poi eh, vi dicevo, eh, si parla di eh, politica nazionale perché è ancora scontro sul caso Boschi, Renzi, l'ex premier dice verità su Etruria, ora vediamo. Le carte. E poi parliamo di politica anche per quanto riguarda la Lega Nord, perché ci sono state le primarie del Carroccio: ha vinto Salvini e Bossi, eh, il fondatore eh, della Lega Nord, medita l'addio. Il segretario ottiene una vittoria schiacciante con l'82,7% dei voti. Il senatore, ovvero eh, Bossi, dice: è la fine. Andiamo avanti, eh, Pinotti valuta la leva civile, serve, servizio ampliato a tutti, lo dice il ministro della difesa. E poi sfilano i passeggini vuoti, l'Italia sta sparendo. Ieri c'è stata questa iniziativa al Colosseo a Roma, eh, sempre eh, meno nascite nel nostro Paese. E poi una notizia eh, di cronaca, una tragedia che arriva dal Casertano, muore per salvare l'amica eh, dall'ex, la donna aggredita per gelosia, il decesso dopo tre giorni di coma. E poi l'asse franco-tedesco parte l'era Macron in Francia, un'Unione Europea eh, più forte, dice il neo presidente della Francia, Macron, il nuovo presidente che eh, sostituisce eh, François Hollande. E siamo... Arrivati alle pagine dell'Abruzzo del Quotidiano Il Centro. Allora, prima però di eh, tornare a parlare dei fatti di Casa Nostra, possiamo eh, andare a vedere qualche eh, titolo invece di eh, cronaca eh, nazionale, di politica eh, nazionale, anche dalle pagine del eh, Messaggero. Poi, come sempre e come detto, nella seconda parte ci concentreremo in maniera particolare eh, sul, sullo, sport, sullo sport di Casa Nostra, parlando di casa calcio, ma non solo vedendo anche eh, cosa è successo ieri nella tappa eh, davvero incredibile eh, del Giro d'Italia che, ehm, come detto, ha toccato la nostra regione con la tappa eh, della Maiella, con l'arrivo sul blockhouse. Vediamo allora pagina 2 del messaggero perché si parla dell'insediamento di Macron all'Eliseo, via all'era Macron, adesso Francia, Europa più forti, dunque eh, si guarda all'Europa con eh, fiducia, anche perché Macron ha sempre impostato eh, nelle settimane scorse la sua campagna elettorale, puntando su un rafforzamento del ruolo della Francia nell'Unione Europea. E poi eh, test nel Nord Reno della Vestfalia, si parla delle elezioni regionali in Germania, Merkel, colpo Merkel, vittoria a casa di Schulz, dunque la cancelliera Angela Merkel vince con ehm, il suo partito in casa del socialista Schulz che sarà il suo avversario. Nelle prossime elezioni in Germania. E poi la proposta del ministro della Difesa Pinotti. Torniamo in Italia, anche sul centro. Avevamo visto questa notizia: con il ministro che resuscita la NAIA si punta al servizio civile obbligatorio per tutti. E poi dall'arte e diritti umani il ruolo dei nuovi soldati. Leggiamo qui nel titolo dell'articolo di pagina 5 del Messaggero. E poi invece siamo a Roma per il ramazza dei rifiuti, il PD in piazza per ripulire Roma, Raggi, il sindaco eh, del Movimento 5 Stelle della Capitale dice, arrivate tardi. Andiamo avanti, Amanel Mirino di Anac, sprechi e costi alle stelle, restiamo in argomento perché eh, contratto di servizio con il Comune fermo per 10 anni, istruttoria in corso. E poi ci sono delle verifiche anche sulle gare, dal 2013 molti appalti sono ancora in vigore, quello della pulizia della città a Roma è un problema eh, veramente serio. E poi il caso Banca Etruria, Renzi difende Boschi, nessun favoritismo e Forza Italia dice il reato non c'è. E poi le primarie della Lega con Salvini a Valanga, 82,7%, Bossi, rischio, scissione. E poi la vicenda all'Italia, le offerte, ecco il bando apertura alle cordate, eh, si cerca di eh, tenere in vita eh, senza l'intervento dello Stato la compagnia di bandiera e eh, si punta su questo bando per apertura accordate eventualmente ed evidentemente È straniere. Andiamo ancora avanti. Corea Trump attacca Kim e provoca Putin. Ancora tensione tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. E poi le G7. Stop sbarchi in Sicilia. C'è un piano anti-hacker. Ancora avanti. Sisma verso il processo per il campanile crollato. Solo 800 euro di lavori. Questa inchiesta sul disastro di Accumoli, uno dei paesi in questo caso in provincia di Rieti più colpiti dall'ultimo terremoto, il cedimento della torre sterminò un'intera famiglia, sette. Gli indagati e poi un'altra tragedia che arriva questa volta dalla Germania, rapina a Berlino, ucciso un 34enne un italiano di Bolzano. Abbiamo esaurito anche le pagine della cronaca nazionale ed internazionale per quanto riguarda il messaggero e dunque possiamo a questo punto aprire la pagina di cronaca regionale dalle nostre province partiamo dal centro, la pagina che riguarda la cronaca d'Abruzzo bimbi con malattie rare, fondi alle famiglie, incontro decisivo questa mattina il papà della piccola Noemi Sciarretta incontrerà gli assessori Paolucci e Sclocco ci aspettiamo aiuti concreti, dice, non pacche di solidarietà. E poi la fabbrica di acqua minerale a Popoli, la Gran Guizza, ottiene altri nove mesi di proroga. Siamo alle cronache dalle province a Pescara, tabaccheria saltata, troppi furti e rapine. Voglio chiudere. Parla Mario Claudio Paolini, titolare del negozio di via Rio Sparto, svaligiato sabato. Non compro un'arma perché la userei, dice il titolare della tabaccheria assaltata sabato scorso. E poi incidente in viale Pindaro, travolto in bicicletta, grave anziano. L'uomo di 83 anni è stato preso in pieno da una Range Rover, ora è ricoverato in rianimazione. È l'ennesimo investimento. E poi a Montesilvano, vedete bimba di due anni si ustiona in casa con l'acqua bollente, ricoverata all'ospedale di Pescara con ustioni di primo e secondo grado. E poi ancora a Pescara, ancora cronaca, crolla un cornicione, palazzo evacuato, un edificio di via Torquato Tasso è stato liberato dai vigili del fuoco dopo il distacco di calcinacci precipitati sulle auto nel cortile. Lasciando la cronaca e parlando di politica, eh, si parla in questo caso della polemica a distanza tra la lista Teodoro e il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, basta con le liti, si pensi alla città. Ehm, il capogruppo del Partito Democratico Marco Presutti, capogruppo in Consiglio Comunale, fa da paciere dopo le offese di Teodoro nei confronti di Alessandrini. E poi Riviera del Sud da oggi torna il senso unico verso nord, da via Celommi a Viale Primovere, poi in Viale D'Annunzio, edificio da demolire, no ai rimborsi, i periti non è stato il terremoto a rendere, dicono pericoloso l'immobile. Andiamo ancora avanti, eh, vediamo... Se Riusciamo a vedere qualche altra pagina di cronaca? Eh, intanto, in attesa di ripristinare le pagine del Messaggero, possiamo vedere, invece del centro, pardon, possiamo vedere anche le pagine d'Abruzzo del Messaggero. Anche perché eh, tra poco parleremo ovviamente eh, di sport con un'ampia pagina dedicata al calcio, al ehm, basket e al eh, Giro d'Italia. Ma eh, ripartiamo eh, dalle cronache delle province con la pagina di Pescara del Messaggero, bimba di due anni si ustiona. con L'acqua bollente, ritroviamo anche sul messaggero il titolo: Incidente domestico a Montesilvano durante la preparazione del pranzo. La disperata corsa del Papa verso l'ospedale. Poi vedete. Rolla un cornicione, sgomberato un palazzo in via Tazzo a Pescara, i condomini rientreranno dopo la messa in sicurezza. E poi si parla anche di politica verso il voto nel pescarese. All'anno Scafa, Brittoli e Villa Celliera parte la corsa degli aspiranti sindaci. Tra l'altro a Pescara ricordiamo, in provincia di Pescara, che si voterà anche nel centro più importante del pescarese dopo Montesilvano, ovvero Spoltore. E dunque eh, ci sarà anche curiosità per vedere chi sarà il nuovo primo cittadino di eh, Spoltore e poi torniamo alla cronaca eh, Viale Pindaro grave un anziano attraversa con la bici travolto da un SUV e poi meningite autopsia sulla donna eh, morta su una donna morta nei giorni scorsi e ci sarà dunque questo approfondimento e eh, l'esame autoptico e poi voli dirottati per nebbia Odissea per 396 passeggeri. Siamo alla cronaca dell'Aquila, sempre dalle pagine del Messaggero. Scontro tra Renzi e Biondi sui fondi della ricostruzione. Questa polemica a distanza tra l'ex Premier e il candidato sindaco eh, del Centrodestra all'Aquila. L'ex Premier Matteo Renzi dice: Abbiamo avviato i cantieri, sono disposto ad un dibattito pubblico. Il candidato sindaco del Centrodestra ribatte: Ha stanziato la metà di Berlusconi. E poi il caso Call Center, l'avvertenza ancora irrisolta. Eh, si parla di questa vicenda che dura ormai da mesi all'Aquila. E poi in basso la cronaca: si accoltella al viso, salvato eh, dai poliziotti. L'uomo in preda a un, un raptus dopo una discussione in famiglia. Si è buttato anche eh, nella cava Zugaro, È stato eh, salvato fortunatamente dai eh, poliziotti e dagli agenti della polizia. Di stato. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Avezzano Sulmona. Avezzano, le bacchettate di eh, Cascere, il candidato sindaco ha attaccato dal palco davanti alla cattedrale tutti i suoi principali avversari. Lasciano spogliare, ha detto, il nostro territorio. E poi aperta la sede di Abruzzo civico di eh, Giovanni Di Pangrazio, Gabriele De Angelis ha partecipato allo spazio arte e musica, dunque si accende la campagna elettorale ad Avezzano perché ricordiamo che oltre all'Aquila eh, nelle prossime amministrative si eh, voterà in un'altra importante città della nostra regione, proprio ad Avezzano. E poi il saluto a Pietro, il piccolo grande. Campione tutta la Marsica, piange il piccolo atleta scomparso dopo una grave malattia. Questa mattina alle 11 si terranno i funerali nella parrocchia di San Rocco, di Avezzano. Noi restiamo eh, nella Marsica eh, fuori piccone, ma sono pronto ad aiutare. Rotazione degli incarichi, resta escluso il vice sindaco, dunque siamo tornati in questo caso a parlare di politica. Invece andiamo a vedere altri eh, titoli, altri argomenti. A Sulmona il comune scatta il quarto giorno di occupazione, i lavoratori delle coppe incontrano oggi i rappresentanti degli ordini professionali. E poi sempre a Sulmona, abbazia circondata di rose, grazie ai volontari questa bella iniziativa che eh, si è tenuta ieri nella città. Peligna. E poi a Villetta Barrea, imprenditore precipita con la moto: ancora un incidente sulle nostre strade, in questo caso sulla strada che dal paese di Villetta Barrea conduce a Scanno. Il Centauro e è gravissimo in ospedale. Andiamo ancora avanti. Siamo alla pagina di eh, Chieti eh, del Messaggero Terme Romane pienone esperienza da ripetere e dunque iniziativa che ha avuto successo con la visita alle Terme Romane di Chieti in collaborazione con la Soprintendenza ed il Touring Club. Vedete in queste due foto in alto alcuni dei eh, visitatori sorridenti e poi in basso proprio una vista delle Terme Romane di Chieti. E poi si parla di università, si parla di università perché uno degli argomenti caldi eh, di queste settimane è quello riguardante l'elezione del nuovo rettore dell'Università eh, D'Annunzio di eh, Chieti-Pescara. Costruire il futuro con me si volta davvero pagina, parla uno dei candidati rettore, in questo caso Paolo Fusero, che dice: C'è voglia di cambiare, sento un'aria nuova. E poi a Chieti, sempre al Centro Integrativo Prima Infanzia, i premionati per leggere di Torino, si parla della Biblioteca Comunale. Ci spostiamo in provincia, prima a Lanciano e poi a Vasto, a Lanciano incidenti causati dai cinghiali colpevoli, provincia e comune. Mentre a Vasto, con l'Est Clan Europe, è stata ripulita la caletta San Nicola. È sempre eh, nella um, città Vastese in questo caso. Da uh, Chieti, Chieti Provincia ci spostiamo invece, invece a Teramo perché eh, acqua, azione disciplinare per la dirigente del SIAN, si parla della uh, vicenda uh, di questi ultimi giorni, finisce, e leggiamo qui uh, dalle pagine del Messaggero nel Mirino, la direttrice Marconi ha agito in solitaria. La diretta interessata non ha uh, commentato. La dice avviata fase di accertamento non si può creare sempre allarme e da Teramo ci spostiamo a Giulianova perché oggi tornano in vigore i parcheggi a pagamento la Bofi Park li gestirà fino al 25 luglio il provvedimento riguarderà anche il lungomare ancora Giulianova cartellone di manifestazioni altri eventi in programma e poi a Pineto area marina torre del Cerrano arrivano 300 mila euro Infine Alba Adriatica Concessioni e Sicurezza incontro operatori comuni. Abbiamo dunque esaurito la um, pagina di cronaca uh, dai eh, nostri quotidiani. Possiamo uh, visualizzare già la prima pagina dello Sport, del Messaggero perché prima uh, di fermarci per qualche minuto abbiamo tempo per iniziare a parlare in questo caso di calcio del Pescara. Pescara la solita storia, continua l'agonia dei biancazzurri sconfitti 3-1 anche a Bologna. Malgrado la rete di Baybeck non basta qualche buono sprazzo di gioco per bilanciare le solite gravi amnesie difensive. Memushai dice chiediamo scusa ai tifosi e alla società. Questo è lo specchio della nostra stagione. Pagina seguente, parla Zeman. Come sempre commettiamo errori banali e quando prendiamo gol non ritroviamo il filo del gioco. Se abbiamo vinto una sola partita non è un caso. E al Dallara in tribuna osservatori. Di formazioni inglesi, in questo caso del Watford e del Newcastle. Andiamo a vedere anche il centro, le pagine del centro, per vedere come il centro commenta e affronta il tema Pescara. Prima. Tendiamo qualche secondo per vedere ehm, velocemente eh, la, pagina, la prima pagina di sport del centro. Il blockhouse in Corona, Quintana. E in questo caso si parla, ovviamente, però, del giro d'Italia. Modo della polizia: provoca una caduta e polemica. Il colombiano vince ed è in maglia rosa. Il Giro in Abruzzo, ecco qui un altro titolo perché l'argomento del giorno è ovviamente ehm, quello del Giro d'Italia che ieri ha toccato la nostra regione, il re della Maiella e il colombiano Quintana in rosa, il sudamericano Brucia Nibali vince sul bloccous, moto della polizia, ne parlavamo prima, causa una caduta a 15 km. Dalla fine vedete il classico bacio delle ehm, ragazze del Giro d'Italia ad un eh, felicissimo... E ehm, emozionato Quintana vittorioso ieri sul blockhouse con anche la conquista della maglia rosa. Allora, facciamo un passo indietro perché eh, vi dovevamo, eh, dovevamo vedere le ultime pagine eh, di cronaca provinciale per quanto riguarda il eh, centro, perché ci eravamo fermati alle pagine eh, di, ehm, di Pescara, eh, andiamo a vedere velocemente le altre pagine delle cronache dalle province, siamo ah, in provincia di Pescara, a um, Montesilvano, di Pasquale nel mirino, il mandato va revocato, il gruppo eh, Montesilvano 2019 chiede la convocazione di una seduta urgente per cacciare, leggiamo qui dal centro, il Presidente del Consiglio Comunale, dicono ehm, gli esponenti di Montesilvano 2019, si è dimostrato inadeguato. E poi all'anno verso il voto, vi dicevo che in provincia di Pescara si vota in alcuni centri, tra cui all'anno, due uomini ed una donna in corsa per fare il sindaco. Siamo alla pagina di Chieti del Centro, Ateneo Corsa al Rettorato, Caputi, dal secondo voto, uniamo le forze, dice uno dei candidati. E poi questa notizia che eh, vi avevo, ehm, avevamo letto prima dalla prima pagina dell'edizione di Chieti del Centro, questa notizia drammatica, eh, questa tragedia eh, che ha riguardato un emigrante di GIS che ha negato nel fiume Tan. Marco Mena, 40 anni, lavorava alla BBC. La tragedia risale a venerdì scorso. Ieri l'ultimo saluto in paese. Andiamo avanti. Cronaca dell'Aquila del Messaggero inchiesta cialente, turbato dalla telefonata del sindaco, il verbale di Rosati del Consorzio Pettino su presunte pressioni per far lavorare Iannini. L'avvocato Benedetti dice fatti irrilevanti e il Partito Democratico difende il sindaco dell'Aquila dicendo persona onesta. Delitto colabrese, disposte altre perizie. Sul Mona la Procura sta comparando il DNA preso dai vestiti della vittima con quello di altri ragazzi. E poi all'Aquila crollo in centro, chiesti soldi ai superstiti. Andiamo a vedere la pagina di Teramo del centro, allarme Gran Sasso, acqua a rischio in tre province per l'attività dei laboratori. E poi l'osservatorio indipendente chiede un confronto agli enti, include otto associazioni. In basso, la notizia della fiera di Teramo che chiude con 50.000 presenze, successo della rassegna dedicata all'agricoltura, limitati rispetto al passato i problemi di viabilità. Dunque grande successo per la fiera di Teramo oltre 50.000 presenze. Allora possiamo fermarci per qualche attimo, avevamo visto anche un antipasto di sport con le prime pagine del Messaggero sul Pescara, sulla sconfitta di Bologna e anche le pagine dedicate dal centro alla tappa di ieri del Giro d'Italia con l'arrivo sul blockhouse e la vittoria di Nairo-Quintana. Ora ci fermiamo per qualche attimo, poi torneremo in studio per la seconda parte. Ripartiremo dal Pescara, poi vedremo il Giro d'Italia, gli arti agromenti della pagina sportiva. Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6. Come vi avevo detto qualche istante fa, eh, torniamo a parlare, e lo faremo fino al termine, dell'appuntamento di oggi di sport. Avevamo visto. Già le pagine del Messaggero che riguardavano il Pescara. Calvario Biancazzurro titola invece il centro. Colabrodo Pescara prende altre tre sberle. Solita sconfitta dei Biancazzurri. Salgono 81 i gol subiti in 36 gare. Doppietta di destro e rete dell'ex Di Francesco che non esulta e dedica la prodezza alla mamma. I tifosi rosso-blu. Applaudo Zeman, ma il Giuliese, eh, poi il Giuliese Di Martino arbitra bene, tra l'altro eh, proprio eh, ieri eh, nel corso della nostra eh, diretta pomeridiana eh, da Bologna avevamo eh, parlato di questa partita e anche eh, della buona conduzione di gara dell'arbitro eh, di Giulianova appartenente alla sezione di Teramo eh, Di Martino eh, a cui ehm, era toccato il compito proprio di dirigere eh, questa partita, una partita che bisogna dirlo non ha creato grossi eh, problemi anche se è stato un match rude con diversi interventi eh, duri anche tra i giocatori delle eh, due squadre e poi le pagelle dei Biancazzurri Fiorillo dietro la lavagna, ieri giornata a dir poco negativa per il portiere del Pescara, allora vediamo i voti del quotidiano Il Centro, Fiorillo 4, Zampano 6, Bovo 5,5 ,5, Fornazier 5,5 ,5, Biraghi 5,5, Memusciai 5,5 Brugman 5,5 e 5,5, Mitriza 6 Bebec 6, Caprari 5,5 Murich 5 e mezzo, Milicevic 6 eh, senza voto. Girardino che è tornato in campo dopo quasi eh, tre mesi, dall'ultima e unica gara giocata con il Pescara. In questa stagione, ricorderete il match di Napoli prima dell'infortunio. Allora, noi, dopo aver visto alcune delle pagine del centro sulla partita Bologna-Pescara, lasciamo lo spazio alle immagini. Andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri allo stadio Renato Dallara di Bologna. Bologna che ha battuto il Pescara per 3 a 1. Il solito film, il solito copione. Anche nello stadio dove il Pescara aveva conquistato due storiche promozioni in Serie A, ma dove aveva anche conosciuto una cosciente delusione due stagioni fa nella finalissima playoff per il salto nella massima serie, i biancazzurri pagano pegno subendo l'ennesima battuta d'arresto di una stagione da dimenticare al più presto. La sconfitta in terra emiliana non cambia di una virgola, un campionato sportivamente parlando sciagurato. E in un pomeriggio in cui i ragazzi di Zeman hanno comunque offerto almeno... Una prova dignitosa. L'unica nota positiva arriva dal ritorno in campo di Alberto Gilardino dopo il lungo infortunio. Nel Bologna in campo dall'inizio il figlio d'arte pescarese doc Federico Di Francesco che lascerà anche il segno. Nel Delfino ancora panchina per Montari con Zeman che lancia in attacco Mitriza. Nel torrido pomeriggio del Dallara di fronte a circa 22.000 spettatori si comincia come da copione con il Bologna all'attacco e già in vantaggio al settimo minuto. Fiorillo sbaglia nel rinvio dal fondo di Francesco, il più lesto di tutti a recuperare palla da servire la sfera in mezzo all'area per destro che anticipa Fiorillo Va in gol di testa Il giocatore Felsinio si infortuna nell'impatto Con il portiere Biancazzurro Tornando in campo con una vistosa fasciatura Così come Culibalì. Dopo il colpo ricevuto in un'azione nell'area bolognese La reazione Biancazzurra Arriva invece al quindicesimo Con un'azione rabbiosa di Jean-Christophe Bebeck Che da posizione angolata Conclude al lato Bebeck ci riprova al ventitresimo Quando su schema da calcio di punizione Brugman serve Mitriza in area che crossa centro Per Bebeck che non sbaglia per il gol del pareggio la squadra di Zeman fa vedere anche buone trame di gioco, anche se al 31 verde impegna Fiorillo in una difficoltosa respinta. La gara dopo l'avvio di marca rossoblu è sicuramente più equilibrata. I biancazzurri ci provano ma rischiano di subire il gol del 2-1 al 37 da Taider che prima del limite conclude trovando una deviazione in calcio d'angolo. Il finale di tempo vede al 40esimo Verdi provarci su punizione con la sfera che però finisce fuori dallo specchio della porta. Poi nel recupero due gol del Bologna con Destro e Taider entrambi annullati giustamente da Di Martino di Giulianova per fuori gioco. Nella ripresa pronti via e al quarto è proprio il Pescarese Federico Di Francesco, approfittando di una bambola della difesa Azzurra a mettere il pallone alle spalle di Vincenzo Fiorillo per il gol del 2-1. Stilisticamente bella la rete del figlio d'arte. Per i bianca Azzurri gara di nuovo in salita con Zeman che manda in campo Muric e Milicevic per Mitriz e Koulibaly. Le due squadre si allungano con diversi capovolgimenti di fronte. Al 24 c'è una chiotta occasione per il Delfino con il contropiede bianca Azzurro che vede poi alla conclusione Biraghi con il salvataggio di Mirante. Gara almeno divertente con al 25 un colpo di testa alto di. Baia sugli sviluppi di un angolo. Alla 28 arriva il ritorno in campo di Alberto Gilardino al posto di Bebec dopo un lungo infortunio per il 34enne esperto attaccante e la fine di un incubo. Il Pescara prova nei minuti conclusivi a riequilibrare la gara ma la porta di Mirante resta inviolata con destro che invece in contropiede va a realizzare allo scadere la rete del 3-1 per la sua doppietta personale. Nel recupero si vede poi al 47 Gilardino che fa correre un paio di brividi al portiere bolognese. Negli ultimi Istanti da segnalare la parata a terra di Fiorillo su Luconquo. E il miracolo di Mirante che dice no a Miuric. Queste le immagini sulla partita del Dallara tra Bologna e Pescara. Torniamo sul centro. Memusciai e Bruno in coro. Chiediamo scusa ai tifosi. Il capitano Biancazzurro. Dice: speriamo che questa esperienza serva per il futuro. Il vice capitano Alessandro Bruno. Eh, ha poi aggiunto: Abbiamo deluso le attese della gente e della società che ha creduto in noi. Allora, noi andiamo a vedere proprio a tal proposito le dichiarazioni importanti. Una presa di coscienza di una stagione sicuramente fallimentare, nelle parole di Alessandro Bruno, che ehm, il giocatore del Pescara ha rilasciato ieri ai nostri microfoni al 91 della gara del Dallara. Eh, innanzitutto voglio precisare, sono venuto io perché comunque sono uno dei, dei più grandi e voglio portare un Infatti po'... Ma ti ho anticipato un po' la mia domanda, come sì. mai è venuto a parlare un giocatore che non ha giocato? Eh non sì, accade è cosa... sovente. È una cosa un po' inusuale, visto che comunque sono uno dei più grandi, riporto un po' il pensiero di tutti i ragazzi, di tutta la squadra. È difficile parlare in queste circostanze, in questi momenti però. I numeri parlano chiaro, 36 partite, una vittoria a tavolino, una vittoria sul campo, 9 pareggi. Noi come squadra chiediamo scusa al pubblico Pescarese, chiediamo scusa ai tifosi che comunque ci hanno sempre accompagnato in tutte le trasferte, è un momento particolare, dobbiamo chiedere scusa perché comunque anche noi abbiamo, abbiamo responsabilità e non ci possiamo nascondere. Quindi porto un po' il pensiero mio e di tutti i ragazzi, il capitano che forse arriverà anche lui. Sì, sì, ci hanno detto che arriverà anche Memusciai tra breve. E quindi chiediamo scusa enormemente per, per quello che abbiamo fatto. Abbiamo deluso le, le aspettative, questa è la verità, abbiamo deluso anche la società che ha creduto in noi fortemente a inizio stagione e abbiamo deluso soprattutto i tifosi. E... Ci sta a retrocedere, non, è che, non si può retrocedere, però noi siamo retrocessi in una maniera un po', un po brutta. Eh, non è un'opera di, di lecchinaggio o qualcosa del genere, come qualcuno può pensare, ma è, è, la, è la realtà. Eh, I numeri non, 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 non si nascondono, i numeri sono quelli. Sono, abbiamo fatto un campionato disastroso, abbiamo raccolto non poco, pochissimo, quasi nulla e noi possiamo solamente fare un passo indietro e chiedere scusa a tutti. Ma adesso quest'anno ha lasciato solo, solo macerie. Dobbiamo ripartire da, da queste macerie, poi non so la, la società insieme al mister quali valutazioni faranno e quali sono le loro, i loro pensieri. Noi per, per conto nostro noi, eh, dobbiamo solamente ripeto, chiedere scusa a tutti e, e cercare se, e chi rimarrà l'anno prossimo di ripartire con grande determinazione e volontà. Abbiamo sempre corso, abbiamo sempre lottato, però comunque... Eh, Fa male, fa male, perché, fa male perché non ci siamo giocati la Serie A come dovevamo e come volevamo, volevamo fare qualcosina in più. Ripeto I numeri sono drastici, su 36 partite ne abbiamo perse quasi tutte, abbiamo vinto una sola partita, un'altra a tavolino, parecchi pareggi, dal, eh, soprattutto parecchi anche in doppia superità numerica, non siamo mai riusciti a, a portare a casa un risultato. E ripeto, dispiace soprattutto per la gente che aveva grandi aspettative su, su di noi, i tifosi, anche la società perché a inizio stagione ha puntato su di noi e adesso ci rimane solo di, di chiedere scusa a tutti. Come, eh, prima di lasciarti come è maturata questa decisione eh, di parlare oggi dopo questa partita di Bologna dopo questa sconfitta dall'Area e di chiedere scusa oggi e non per esempio nella prossima partita con il Palermo o in quella conclusiva di, eh, di Firenze contro la Fiorentina ma l'avevamo già, avevamo già parlato con i più grandi anche con, con l'Edian come di questa situazione quindi eh, sembrava giusto adesso eh, mettere in chiaro alcuni pensieri che noi già avevamo da, da un po' di tempo io credo che fino a qualche, certe, qualche settimana fa già fino alle con Lempoli noi potevamo eh, ancora avevamo qualche chance per salvarci e per salvarci poi dopo comunque le partite successive non ci hanno consentito di farlo purtroppo è così adesso covavamo da dentro questo pensiero e quindi è giusto che sono venuto io che sono uno dei diciamo dei più grandi vice e eh, quindi ad esprimere questo pensiero. Stagione lascia macerie, il prossimo anno eh, cosa accadrà nel senso? Tu, per esempio, credo hai ancora un anno di contratto con il Pescara. Eh, ti ha detto qualcosa la società? Hai parlato con il tecnico o è troppo presto per guardare la prossima stagione? No, eh, ancora non ho parlato con nessuno. Certamente, non gli anni, contrast, gli anni di contratto lasciano il tempo che trovano, ci deve essere la volontà eh, da parte di tutti. Se la società e eh, il mister decidono che io non posso far parte della squadra. Io non, non, non avrò nessun tipo di problema. Farò la rescissione, farò qualsiasi tipo di cosa. La decisione sta alla società e al mister. Queste le parole sicuramente significative. La presa d'atto da parte di Alessandro Bruno di come quest'anno davvero le cose siano andate non male ma malissimo per il Pescara e questa decisione è sicuramente condivisibile da parte della squadra di chiedere scusa alla città e ai eh, tifosi in particolare. Andiamo a vedere anche cosa è successo nelle altre gare della Serie A. Roma guasta feste, stende la Juve all'Olimpico 3-1 per i eh, giallorossi campionato che resta dunque aperto per lo scudetto. Il Cagliari invece mette nei guai l'Empoli, 3-2 per i sardi. Tra l'altro, poi vedremo la classifica, eh, ultimi 180 minuti incandescenti per decidere chi sarà la terza squadra che eh, andrà a fare compagnia a Palermo e Pescara in Serie B. Tracollo Inter, lira dei tifosi mai così male da 35 anni nerazzurri battuti per 2-1 in casa dal Sassuolo, cinquina del Napoli a Torino in casa De Granata e poi in basso Crotone, il sogno può continuare, 14 punti nelle 6 gare, marcia da Champions League per la formazione di Nicola e poi Genoa secco, altro disastro per il Rosso rossoblù, eh, vince il Palermo. Che onora il campionato battendo i, ehm, eh, ro i eh, rossoblu eh, genovesi per 1-0 e come detto ultimi 180 minuti incandescenti e poi Sandoria Chievo 1-1 inglese risponde a Quagliarella. Vediamo proprio la classifica un attimo eh, perché eh, Pescara e Palermo sono già matematicamente in Serie B, vedete poi che cosa dicono i numeri, incredibile con il Crotone. Che è a 31 punti, una lunghezza più avanti c'è l'Empoli, a 32, due lunghezze più avanti c'è il Genoa a 33. Eh, vedete dunque a 180 minuti dal termine del campionato, tutto ancora in gioco, vediamo anche le gare del prossimo turno. Eh, Chievo, Roma, Empoli, Atalanta, Genoa, Torino, Juventus, Crotone, Lazio, Inter, Milan, Bologna, Napoli, Fiorentina, Pescara, Palermo, che vi ricordo non si giocherà domenica ma eh, lunedì. 22 maggio alle 20.45 perché domenica ci sarà la um, sfilata uh, del, dei bersaglieri per il raduno nazionale che si terrà proprio a Pescara, poi Sassuolo Cagliari e Udinese, Sandoria. Siamo la Lega Pro Teramo, gli spareggi sono un incubo. Svolta a Lumezzane, si parla di playout della gara di andata che i biancorossi giocheranno in casa della formazione bresciana domenica prossima. E poi siamo alla Serie D ai playoff off Supermin Cleri, ne fa 3 l'Aquila va in finale, rossoblu di Battistini passano per 3-2. In casa della formazione Viterbese, dunque una grande giornata per L'Aquila, possiamo andare a vedere il servizio su questa vittoria della formazione Aquilana. Al Martoni, Monterosi e L'Aquila si giocano la finale playoff, padroni di casa favoriti dalla migliore posizione ottenuta in campionato. Partita iniziata a ritmi alti e al nono minuto Mazzoleni si deve distendere per deviare in angolo la conclusione di Peluso ma al primo vero acuto il Monterosi trova il vantaggio brecca in mezzo al campo di Manoni palla sulla destra per Palumbo che punta l'uomo e pennella un cross perfetto per la testa di Fanasca che si avvita e buca Farroni Monterosi in vantaggio la squadra di D'Antoni prende coraggio e al diciannovesimo ci prova dalla distanza con Bailon minuto 22 Pupeschi perde palla ma la conclusione dal limite di Fanasca è ben controllata da Farroni al ventitresimo brivido per il Monterosi, l'aquila arriva sul fondo ma Dictevicius è rimpallato al momento del tiro dalla difesa di casa. Trentaquattresimo a fondo di Peluso, Bailon anticipa Mazzoleni in uscita ma sull'appoggio di Norman è debole e fuori misura la conclusione di Ranelli. Al trentaseiesimo proteste del Monterosi per l'atterramento dubbio di Palumbo in area di rigore, Maninetti stesso arbitro di Rieti, fa proseguire. Al trentottesimo del primo tempo arriva il pari degli Abruzzesi è il capitano Minicleri che indovina il 7 con una punizione che da limite è molto discussa dai locali trova un gol fantastico. È la domenica di Minicleri, il giocatore aquilano allo scadere del primo tempo inventa un'altra punizione perfetta e ribalta il risultato prima dell'intervallo. Si va a riposo sull'1-2 per l'Aquila. Parte la ripresa e al secondo sulla punizione di buono, altro episodio dubbio in area aquilana. Monterosi protesta ma per maninetti ancora tutto regolare. Ma la squadra di D'Antoni non ci sta a perdere, entra a Madusalem che al minuto 8 raccoglie la sponda di Costantini e fa partire un sinistro magico che si infila sotto l'incrocio dei pali, 2 a 2 pubblico in delirio per la magia del brasiliano. Al sedicesimo prova la botta fanasca ma viene murato dalla difesa aquilana, venticinquesimo, bella azione combinata, Costa Lunga, Costantini, Palumbo e Manoni, botta del classe 97 fuori di poco. Ma al minuto 28 arriva la beffa per il Monterosi. Da un rilancio errato di Mazzoleni ne nasce l'azione aquilana che porta alla tripletta personale di Minicleri, vero protagonista di giornate spauracchio per i padroni di casa. Al 41esimo altro episodio dubbio col fallo di mano invocato al limite dell'area da Sivilla. L'Aquila rimane in 10 nel finale per il doppio giallo a Ranelli, forcing finale del Monterosi che nel recupero deve ancora recriminare su una dubbia decisione del signor Maninetti, ancora sotto la sufficienza, come a Rieti, l'Aquila passa 2 3 e conquista la finale play off contro lo stesso Rieti, il Monterosi esce sconfitta, ma con la grande consapevolezza di aver compiuto un cammino eccezionale intracciato solamente da episodi esterni. Complimenti dunque all'Aquila per questa vittoria sul campo del Monterosi. Siamo sulle pagine del Messaggero per vedere proprio come viene commentata la giornata di ieri nei playoff. Vedete in alto impresa l'Aquila e in finale con il Rieti Battistini. Al 91 esimo dice sono felice, vittoria straordinaria. È andata male invece al San Nicolò. San Nicolò subito fuori eh, allo mh, stadio, al campo neutro eh, proprio dell'Aquila del Gran Sasso d'Italia Itola Concia, si impone la Vispesaro per 1-0 al 91 Epifani Amaro, beffati sull'unico tiro subito. Andiamo a vedere anche come il centro eh, commenta eh, le eh, due gare, eh, soprattutto eh, il, quella del San Nicolò, abbiamo già visto l'articolo su scusate sulla vittoria dell'Aquila, Costantino punisce un bel eh, San Nicolò traversa di Petronio e gol annullato ospiti avanti, grazie all'ex, dunque Vispesoro in finale affronterà eh, l'Agnonese che è andata a vincere nettamente a sorpresa sul campo del Matelica Agnonese guidata dal eh, pescarese Alessandro Del Grosso allora possiamo andare a vedere cosa è accaduto ieri allo stadio Gran Sasso d'Italia con questa sconfitta amara per il San Nicolò nel servizio regionale Realizzato da Ania Cantagalli. La Vispesaro si conferma bestia nera stagionale del San Nicolò. È infatti un gol dell'ex Rocco Costantino a mandare in finale marchigiani e fermare la rincorsa al Sogno Lega Pro dai Biancazzurri. Epifani sceglie la formazione migliore contro una Vispesaro mai battuta neanche nella stagione regolare: con Bisegna vicino a Petronio a centrocampo e stivaletta ad agire nelle vicinanze di Traini in avanti. Però non è una via di gara facile per il San Nicolò. I marchigiani devono vincere per agguantare la finale e mettono subito pressione ai biancazzurri. La scuola di Sassarini farà la gara per gran parte della prima frazione, provandoci in un paio di occasioni dalla distanza con il San Nicolò che invece preferisce aspettare e difendersi con ordine. Bisognerà attendere il 36esimo per vedere la prima vera palla gol dell'incontro, di colore bianco-azzurro. Chiacchiarelli dalla sinistra trova Stivaletto in mezzo, ma il colpo di testa del giocatore Vastese è calibrato male e si spegne sul fondo. Qualche minuto dopo è Rossone a provarci dalla distanza, con Ciotti che segue la traiettoria del pallone e toglie la mano solo all'ultimo momento. La ripresa poi si apre sulla falsa riga del primo tempo con il San Nicolò che prova a colpire all'ottavo minuto quando Petroni indirizza di destra un pallone sulla traversa. Forse anche con la complicità di Stefanelli, che si fa anche male nell'intervento ed è costretto a lasciare il campo per un taglio che si procura sul viso con copiosa fuoriuscita di sangue. Il livello di agonismo sale. A San Nicolò viene annullato un gol di stivaletta per un presunto fallo commesso da Moretti, con le proteste ovvie di quest'ultimo. Al 26esimo l'episodio a favore dei Marchigiani. De Santis svirgola il pallone e mette in angolo. Dagli sviluppi Costantino beffa di testa Ciotti per il vantaggio della vis, proprio con l'ex di giornata. Tre minuti dopo ancora Costantino si invola sulla sinistra. Arriva tu per tu con Ciotti che però gli chiude lo specchio della porta e gli nega il raddoppio. Ancora Marchigiani poi al 35 quando Mureno indirizza un calcio di punizione di un soffio fuori la porta difesa da Ciotti. La squadra di Sassarini protesta poco dopo per un contatto in aria tra De Santis e Costantino, con il direttore di gara che lascia proseguire. E poco dopo allontana anche Sassarini per un ingresso rabbioso in campo. Il San Nicolò prova con la forza della disperazione a portare la contesa per lo meno ai supplementari, ma gli sforzi saranno vani. Domenica prossima la finale di girone F sarà Vispesero contro Olimpia Agnonese, con il San Nicolò che invece ripone i sogni di gloria per la prossima stagione. Avete visto la festa dei giocatori bianco-rossi della Vispesaro dopo il successo con il San Nicolò. Quella di ieri è stata probabilmente anche l'ultima apparizione sulla panchina bianca-azzurra del tecnico Massimo. Epifani. E vediamo anche, restando alla Serie D, eh, cosa eh, potrebbe riservare il futuro ad alcune formazioni abruzzesi. Il bilancio dei Biancazzurri, si parla eh, di eh, Pineto, parla il patron Brocco che dice «Riorganizzo il Pineto con i giovani e gli impianti sportivi» in questo articolo eh, realizzato dalla nostra Roberta Di Santo. E poi Vastese, del grosso favorito per la panchina, potrebbe andar via il direttore sportivo. De Filippi se poi la neopromossa Nero Stellati Prato La Peligna, futuro da scrivere tra campo e lista delle conferme. Andiamo avanti per parlare della finale playoff di eccellenza perché c'è stato il trionfo ieri del Francavilla che ha battuto per 3-1 a l'Alba Adriatica, la squadra di Montani ora ehm, arriva alle mh, finali nazionali e ci sarà l'assalto all'Angelana, eh, formazione Umbra, l'andata si giocherà eh, domenica. Allo stadio Valleanzuca di Francavilla il ritorno, il 28 in casa della formazione Umbra. Vediamo anche le gare dei play-off e play-out di promozione. Luco, il sogno prosegue, Tafferuglia fine gara 3-0 con la nuova Sant'Egidiese. E poi Ponte Vomano, San Benedetto di Marsi 0-0 dopo i tempi supplementari. Fa festa il Ponte Vomano, il San Benedetto protesta. E poi invece i play out, con eh, la vittoria dello Sporting Casolana sul Silvi 1-0. Eh, sporting Casolana che condanna il Silvi eh, alla eh, retrocessione. Infine eh, si salva il Palombaro 1-1 con la Virtus Ortona, anche in questo caso dopo i tempi supplementari. Vedete il titolo: il Palombaro si salva, retrocede la Virtus Ortona. Andiamo ancora avanti eh, lasciando le pagine che riguardano il eh, calcio dilettantistico della nostra regione andando, arrivando al rugby nero verdi in finale parliamo dell'Aquila Rugby che ehm, ha conquistato la finale eh, non eh, battendo in trasferta il Valsugana per 33 a 21 ora sotto con i eh, Medicei di eh, Firenze eh, parlano Troiani e Rotiglio che dicono siamo orgogliosi di questa squadra andiamo ancora avanti eh, perché l'impresa eh, della giornata di ieri è stata sicuramente quella del Roseto Basket, Roseto da Applausi, colpo grosso a Bologna. Vedete vittoria dei ragazzi di Coach di Paolo Antonio per 92 ad 81 eh, contro la Virtus Bologna. Nel, ehm, nella splendida cornice del Paladozza di eh, Bologna. Davvero un eh, Roseto epico di Paolo Antonio. Ora ci vogliamo divertire dice il coach della ehm, eh, formazione rosetana. È andata invece male ancora una volta la Proger Chieti che cade con Forlì all'ultimo minuto, salvezza appesa ad un filo. Domani la rivincita al PalaTricalle eh, Forlì che passa in casa dei Teatini per 93 a 90. E siamo ancora al basket con i playoff di Serie B. È andata male anche l'Amatori Pescara, che cede alla distanza con il Montegranaro. Montegranaro che si impone sul proprio parquet per 83 a 57. Male anche il Campi, battuto per 71 a 66 in casa dei siciliani del Barcellona Pozzo di Gotto. Il Campi sfiora l'impresa in vantaggio a 1 minuto e 12 dalla fine. Poi il Barcellona recupera e passa al supplementare. Vediamo anche i playout, eh, sempre di Serie B con il Giulianova che affonda il Taranto e può festeggiare la salvezza 68 a 62 per la formazione. Eh, Giuliese che dunque festeggia la salvezza e poi si parla di calcio a 5 in questo caso perché Pescara e Acqua e Sapone appuntamento in finale, si parla dei playoff, entrambe le squadre hanno faticato per passare il turno, venerdì la gara 1 contro Napoli e Luparenze serve subito maggior cinismo, dunque Pescara ed Acqua e Sapone che affronteranno eh, due squadre difficili come il Napoli e i Veneti della Luparense eh, occorre sicuramente far meglio del eh, primo eh, turno. Siamo arrivati alle ultime pagine dello Sport del Centro, andiamo a vedere velocissimamente per qualche istante anche le ultime pagine dello Sport del Messaggero prima di eh, salutarci eh, anche sul Messaggero si esalta l'impresa del Francavilla, Super Francavilla l'Alba non a scampo con i playoff di eccellenza, squadra di Montani che affronterà come detto eh, l'Angelana e poi parlando un attimo eh, dell'Avezzano eh, si parla e si guarda la prossima Stagione: non ci sarà il tecnico Pino Tortora che dice il voto a me alla squadra: 10 la somma di 4 più 6, l'ex allenatore. Ormai Marsicano ironizza con i 46 punti della salvezza raggiunta. Eh, tra l'altro, ehm, il presidente Paris è già al lavoro per la prossima stagione: arriverà un nuovo sponsor. E Paris ha anche annunciato che. Una squadra di Serie B andrà in ritiro ad Avezzano. Siamo a rugby sempre dal Messaggero. L'Aquila conquista la finale. I Nero Verdi vincono a Padova e ora sfideranno in gara unica i Medicei Firenze. E poi volley di Serie A2, Sieco e Rivoluzione. La rossa sarà stravolta. Intanto la Lega sembra intenzionata ad allargare da 20 a 24 le partecipanti al prossimo torneo. Prossimo torneo di A2 che vedrà in campo ancora la formazione abruzzese. Il ciclismo, il Condor vola sul blockhouse. La vittoria di Quintana nella nona tappa del Giro d'Italia. E poi nella pagina seguente il basket. Il Roseto dei Miracoli fa il colpo al Bologna. La Proger parte male, va KO in. In casa con Forlì e adesso, adesso rischia grosso. Siamo così giunti al termine perché poi c'è l'inserto nazionale dello sport del messaggero, dunque si conclude qui l'appuntamento il primo della settimana con la nostra rassegna stampa, mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 7. Io ringrazio Silvia Gentile in regia, ringrazio voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata.